E salve a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del canale Doppio Scarico. Oggi vedremo le modifiche che ho fatto e che farò alla mia Alfa Romeo Mito. Prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like al video. Ogni iscritto ragazzi è un cavallo in più, quindi iscrivetevi e cerchiamo di arrivare ai 1000 iscritti. Mi raccomando ragazzi, seguiteci anche su Instagram, lascio tutti i link in descrizione. Nella descrizione troverete un sondaggio e dopo capiremo perché, e inoltre tutti i link degli oggetti che ho messo sulla mia auto, tutte le modifiche, tutti insomma gli oggetti vari, se le volete mettere anche sulle vostre auto lo trovate tutto in descrizione. Ma adesso cominciamo. Iniziamo vedendo le modifiche esterne che ho già portato, le prime che si vedono e che notiamo. Allora, vediamo qua subito le strisce rosse che ho applicato, sono adesive. Mi raccomando, ve lo ricordo sempre in descrizione, sia davanti che dietro. Come potete vedere, queste strisce, diciamo, danno un tono più cattivo alla macchina, la rendono più aggressiva. Inoltre ho applicato questi adesivi, diciamo, sul logo originale. Questi li ho messi sopra, quindi non ho levato il logo originale, questi sono solo applicati sopra e sono in nero. Come avete visto sta anche dietro, e l'ho applicato anche sul volante, ma dopo lo andremo a vedere quando guarderemo gli interni. Altre modifiche che possiamo notare all'esterno sono questi qua. È una pellicola in carbonio che ho applicato sugli specchietti, andrebbe risistemata perché comunque è già un annetto che la tengo. Poi ho messo questo adesivo quadrifoglio, tanto per, ma un adesivo così. E inoltre, se venite un po' più indietro, vediamo le pinze colorate di rosso. Per le pinze colorate di rosso ho usato una bomboletta ad alte temperature, cioè quelle che resistono ad alte temperature, e in più dopo ho passato un lucido per, diciamo, rendere il colore un po' più acceso e vivace. Un'altra modifica esterna che si nota subito sono i vetri oscurati. Ragazzi, su questa macchina i vetri oscurati ci stanno benissimo, quindi fatelo anche voi se non l'avete fatto. Come potete vedere sono molto scuri, però in realtà doveva essere una tonalità media. Vedete, è complesso, se ci allarghiamo un po' più indietro stanno molto bene nella macchina. Qua potete notare una mancanza, ma dopo ne parleremo. Ultima modifica che ho portato alla macchina, diciamo esterna, sono i led. Ho messo quasi tutti i led nella macchina, sia dentro che fuori, diciamo mi mancano solo gli abbaglianti. Infatti, come possiamo vedere, ho sia un abbaglianti che luci di posizione led. Come potete vedere, ho messo i led anche nelle luci del portatarga posteriore, questo perché i led ringiovaniscono un po' la macchina e secondo me è una modifica necessaria da fare. Prima di passare agli interni ragazzi, parliamo anche del motore e di cosa ho modificato. Andiamo. Il motore non presenta pesanti modifiche, come potete vedere, come negli altri video già spero avete visto, ho messo una centralina race chip qui nell'angolo. Andate a vedere i video, ve li mettiamo qua sopra. Prima avevo un filtro a cono e adesso ho optato per un filtro CDA, molto più carino e secondo me anche molto più prestante. Prima perdevo troppo i bassi, invece con questo filtro riesco anche a pescare aria più fresca. Vedete? Praticamente questo filtro va verso il basso, dove arriva aria più fresca. Poi è molto carino, è anche in finto carbonio e mi ci sto trovando molto bene. Ve lo consiglio anche a voi, se avete un motore sia turbo che aspirato, per la Mito è perfetto. Quindi non so se lo sapete, ma con queste modifiche la mia macchina ha all'incirca 160-165 cavalli, ma in seguito andremo a vedere anche cosa vorrò modificare. Ragazzi, ora passiamo agli interni e alle piccole modifiche che ho fatto. Allora, apriamo la portiera e subito notiamo che ho sostituito la lampadina LED con il logo Alfa Romeo. Vedete, questo è molto carino. Inoltre, piccola modifica che ho fatto da poco, che sulla mia macchina non c'era perché non era la Sport Pack, è la pedaliera in alluminio. Molto molto bella questa pedaliera, sinceramente, rispetto anche a quella originale, secondo il mio punto di vista comunque sempre. Allora, passando quindi agli interni, come detto prima ho fatto questa piccola modifica qua, ho messo il logo scuro che ci sta molto bene sul volante e le lampadine LED, che prima non si vedeva nulla dentro, almeno così con questi LED e anche con i vetri oscurati che
diciamo, mi levano molta visibilità. Dentro ho una visibilità maggiore per quanto riguarda le luci. Ho aggiunto queste piccole strisce, quelle non si illuminano, mentre queste che vediamo lungo la parte in finto carbonio si accendono, e le ho prese dagli Express. Come potete vedere non fanno molta luce, ma queste fanno differenza solo di notte, però sono molto carine da vedere. Un'altra modifica che ho fatto è stata aggiungere il cavo AUX alla macchina. Non so se lo sapete, questo è il modello col BlueMI. Io avendo un iPhone purtroppo non si collegava e non riuscivo a sentire la musica. Ho collegato quindi un cavo AUX spendendo all'incirca 7 euro, anche questo lo trovate in descrizione, e sono riuscito a collegare poi tramite una chiavetta USB che, diciamo, inganna il sistema. Sono riuscito a collegare questo cavo out e adesso posso sentire la musica senza dover spendere 100 euro per un accessorio in più. Serviva per gli iPhone per sentire la musica col sistema BlueMI. Questo è un trucco molto utile, se volete in un breve video ve lo farò vedere. Scrivetelo nei commenti se volete vedere come si mette il cavo out sulla Mito del 2010. Bene ragazzi, ma ora passiamo alle modifiche che voglio apportare alla macchina, e qua mi verrete in aiuto voi. Tutto quello che comunque avete visto e che non ho detto era già presente sull'auto, ma diciamo che di base c'era poco. Quindi ora passiamo alle modifiche. Potete anche voi consigliarmi nei commenti cosa aggiungere alla macchina. Mi raccomando, li leggerò tutti. Non esitate quindi a scrivere un commento e magari a lasciare anche un like se vi è piaciuto il video. Ragazzi, una grave mancanza su questa macchina è il doppio scarico, e io me ne pento di non averlo ancora messo. Purtroppo non c'è mai stata occasione, ma a breve ve lo giuro, lo monteremo, e lo monteremo insieme anche in un video. Qua c'è uno scarico ovale, non è brutto, diciamo non è brutto, però un doppio scarico è diverso. Sono indeciso se levare anche il silenziatore centrale e finale per rendere ancora maggiore il sound, più bello da sentire, oppure semplicemente togliere solo il silenziatore finale. Ditemi voi nei commenti cosa mi conviene fare, anche perché comunque alla fine dal centrale al finale è poco. Non voglio cambiare il downpipe oppure levare altre cose davanti, perché non ho intenzione di modificare troppo il motore. Forse in futuro una turbina, chi lo sa, vedremo come andranno le cose. Per adesso mi limito a un doppio scarico per migliorare il sound e, diciamo, stapparla un po'. Ragazzi, non so se lo notate, ma qua vedete in aiuto voi. Vedete le ruote? Lo vedete quanto sono strette? Beh, purtroppo io non voglio cambiare i cerchi, diciamo per una questione di buche. Qua a Roma siamo pieni, e visto che utilizzo spesso la macchina, anche il comfort ne risente. Quindi ho deciso, però non ho la certezza, di mettere dei distanziali. Quindi vi lascio in descrizione un sondaggio dove andrete voi a decidere se dovrò mettere distanziali sì o no. I distanziali in questione sono da 12 davanti e 16 dietro, quindi non esagerati, però che mi allargano le ruote, quindi vanno a filo quasi, speriamo, con la carreggiata, e rendono il tutto migliore, speriamo. Quindi mi raccomando, in descrizione trovate il sondaggio. Durerà all'incirca un mese, vediamo, insomma, aspetterò che arriveranno un po' di risultati. Quindi mi raccomando, in descrizione, oltre a trovare tutto quello che ho messo sulla mia macchina, trovate anche questo sondaggio. Mi raccomando, votate. Ragazzi, un'altra modifica, essendo questa macchina non la Sport Edition, lo Sport Pack, manca uno spoiler. Diciamo che questa è una piccola mancanza, però nell'estetica, poi nella funzionalità non cambia molto. Un piccolo spoiler ci sta, oppure uno un po' più grande, però secondo me troppo grande va a stonare con la macchina. Quindi stavo pensando di trovare uno spoiler anche, diciamo, non verniciato, poi quello si vernicia, ed applicarlo qui. Voi che ne pensate? Lo posso fare? È una cosa molto tranquilla alla fine da fare, modifica molto semplice, ma che secondo me uno spoiler su questa macchina ci sta tutto. Poi ragazzi, ho notato che molte Mito mettono la pinna, questa qua, diciamo l'antenna, la cambiano e mettono la pinna, come possiamo vedere nel modello delle BMW, come quella di Flavia ad esempio. Secondo voi ci sta bene una pinna sopra la Mito, oppure è carina anche l'antenna così? A me questa non dispiace, forse è un po' troppo alta, chi lo sa, ditemi voi. Parlando sempre di cerchi, ragazzi, non volevo cambiarli, però forse cambiare colore sì, con una bomboletta wrapping di quei colori che si possono rimuovere. Il colore non lo so, forse questo è carino da vedere, però un colore più scuro forse ci sta anche meglio.
Inoltre, se andiamo di qua, sono riuscito a colorare le pinze posteriori di rosso. Questo perché non riuscivo a smontare la ruota. Beh, questo diciamo un piccolo aneddoto, la ruota dietro la macchina mia non si leva e quindi ho dovuto lasciare. Però quando ci riuscirò colorerò anche le pinze posteriori di rosso. Parlando dell'impianto frenante, ragazzi, io mi ci trovo molto bene in realtà. Ho messo delle pasticche Brembo però e lì ho fatto un errore. Mi raccomando, non fatelo, perché queste pasticche tendono a fischiare, quindi sono fastidiose. Stavo optando per mettere dei dischi forati o baffati. Penso forati che sono più carini, però non voglio aumentare l'impianto frenante, quindi rimarrà sempre 2,80, però con dei dischi forati che forse ne aumentano l'estetica e anche si raffreddano prima. Mi raccomando però, evitate le pasticche Brembo, perché sì, sono buone, però fischiano ogni 2-3 secondi, quindi non posso frenare, ogni volta devo inchiodare, che sennò qua sto sempre a sentire sto fischio in un orecchio. Quindi mi raccomando, state attenti, io vi ho avvertito. Parlando di modifiche all'interno della macchina, adesso sono abbastanza soddisfatto da quando ho messo la pedaliera. Inoltre qua già avevo il battitacco, era tutto presente. Una cosa che non mi convince molto sono i sedili. Certo, andare a cambiare i sedili è una spesa non irrisoria. Inoltre anche il volante si potrebbe cambiare, però nel complesso sono contento. Forse una modifica che farei in futuro, però non ne sono certo, ditemelo voi nei commenti se vi trovate bene, se l'avete, è lo schermino al posto della radio. Ora che ho risolto diciamo il problema del cavo aux, non ne ho bisogno perché alla fine uso il telefono. Però se voglio mettere uno schermino tra virgolette per ammodernare la macchina, ditemi voi qual è il migliore, insomma. Allora, per il resto di qualche altra modifica agli interni, magari cambiare la pelle al cambio e al freno a mano, magari, e mettere qualche altro dettaglio in carbonio dove è possibile, come vediamo lì sull'alza cristalli. Un'altra modifica che vedo spesso nelle Mito è la sostituzione delle bocchette dell'aria con quelle della classe A. Molto carine, ma io mi trovo bene anche con queste. Magari ho visto degli adesivi molto carini da applicarci sopra. Ditemi voi, secondo me, se conviene mettere queste bocchette, anche perché poi, non so, con il look della macchina ci stanno, però non sono convinto al 100%. Mi raccomando ragazzi, consigliatemi qualsiasi altra modifica che avete fatto alle vostre Mito oppure che vi piacerebbe vedere su questo canale e che la porteremo qui. Per il resto io mi trovo molto bene con questa macchina e sono contento delle modifiche che ho fatto fino ad ora. Se qualcuno di voi non le ha fatte, ha visto e preso ispirazioni da qualche piccola modifica che ho fatto, mi raccomando scrivetemi anche su Instagram per qualsiasi consiglio. Ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. E per qualsiasi cosa, appunto, nella descrizione trovate tutto. Lasciate un like e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!